Era il 18 aprile 1982, quando, poco meno di 2 anni dopo la strage di Bologna, Giovanni Paolo II volle portare la sua preghiera di suffragio per le vittime della stazione di Bologna, teatro dell'attentato. A 40 anni da quel giorno, in collaborazione con Luxi Emiliano Romagnola e alla presenza del vescovo emerito di Imola, Monsignor Tommaso Ghirelli, la preghiera del Papa è stata commemorata con la benedizione della lapide posta sul primo binario di Bologna Centrale e nell'attigua sala d'aspetto. Poco prima il parroco di San Benedetto e vicario episcopale per l'evangelizzazione, Don Pietro Giuseppe Scotti, aveva benedetto e riaperto al culto la cappella della stazione bolognese al termine dei recenti lavori di restauro previsti dal protocollo siglato dalle Ferrovie dello Stato e dalla Conferenza Episcopale Italiana. Speriamo che anche questo possa, questa apertura, riapertura possa anche così essere un segno anche di una normalizzazione o comunque di una ripresa sia di attività, di anche di un lavoro più efficace sempre per la mobilità. Una visita molto importante e ci accorgiamo oggi, dove anche si reclama pace e giustizia per la guerra in corso, quanto ecco, queste parole possano, sempre che ci siano persone di buona volontà, e essere incisive in queste situazioni,